sempre una bella soddisfazione vincere una medaglia. Assolutamente sì. Al proprio pubblico, vero Marta? Tu che ne hai vinte tante. Sì, assolutamente. Poi c'è un'atmosfera diversa a casa, un tifo importante, insomma è una bella emozione, senz'altro. Ecco, il podio è sicuramente più popolato rispetto alle individualiste. Ecco, al terzo posto la squadra della Grecia, felicissime. Forse non si aspettavano, esatto, questo risultato, però alla fine sono state premiate del lavoro. E ricordiamoci che comunque in questa finale non ha partecipato il Brasile. Non ha partecipato il Brasile all'ultimo per un infortunio di una ginnasta. Brasile che invece aveva partecipato alla finale dei 5 cerchi e poi un piccolo infortunio ha bloccato ed è stato inserito all'ultimo momento l'Azerbaigian, che ha fatto quello che ha potuto naturalmente. Ed eccole le nostre farfalle sorridenti sul gradino più alto del podio. Tifoseria presente. Presente la bandiera, il tricolore che sventola nei palazzetti, veramente una bellissima immagine. Pronti a cantare con orgoglio l'inno italiano prima... C'è la consegna ovviamente delle medaglie, 5 per volta. Bellissimo risultato per la squadra greca, davvero essere premiate in Coppa del Mondo in casa ad Atene, davvero bello. E ci auguriamo che per loro sia l'inizio poi di una lunga percorso, serie, sì. Esatto, che è quello che un po' auguriamo a tutte le ginnaste, al di là del fatto che naturalmente non tifiamo per le certo, nostre. Certo, è chiaro. Secondo posto per la squadra dell'Israele. Israele che ha quasi fatto unplane. Davvero, sì. Oro nel concorso generale. Solo le nostre farfalle sono riuscite a strappare esatto, l'ultimo oro. Oro ai 5 cerchi e sì. Medaglia d'argento invece per questa finale. Bello anche vedere dopo la fase di pandemia rimettere al collo delle ginnaste le medaglie, sì, perché senza mascherina. Sì, ma poi c'è stato un periodo in cui le ginnaste stesse si auto premiavano con la medaglia per evitare al minimo ridurre al minimo i contatti, quindi anche adesso l'assenza di mascherine è sicuramente un sollievo, dato che di solito sul podio insomma ci sono dei bellissimi sorrisi. E anche la presenza del pubblico, ricordiamoci che è importantissima, e purtroppo alle Olimpiadi di Tokyo non abbiamo avuto pubblico. Palazzetto in rigoroso silenzio deve essere davvero brutto, sì. Brutto. Sì, ero lì e ti assicuro che non era piacevole. Ma soprattutto un'Olimpiade dove il tifo è veramente carico, insomma. Poi il calore del pubblico. Ed ecco Alessia Maurelli, il nostro completa capitano, Daniela Moguren, scusate, Martina Centofanti, Laura Paris e Alessia Russo. Anche per lei prima medaglia con la squadra nazionale, sì. Dopo una carriera da individualista è stata inserita in questo Dream Team e ha onorato assolutamente, ripagato la fiducia di chi l'ha voluta e fortemente ed è stata impeccabile. Assolutamente, iniziare con una prima medaglia, primo oro, bellissimo. Un po' più lunghe naturalmente sì. Le premiazioni per la squadra, perché bisogna premiare 5 ginnaste e quindi esatto. È tutto... Adesso arriva la parte migliore, quella dove... Le ragazze potranno cantare l'inno e noi ascoltarlo, l'inno della nostra nazione, quindi un momento sempre molto molto emozionante.
un sì fortissimo, ed ecco il saluto delle nostre ragazze su questi bellissimi sorrisi e queste bellissime immagini, ma soprattutto sul tricolore, sul gradino più alto del podio.